due attori napoletani che sono stati forse un po' troppo presto dimenticati, eppure sono stati davvero dei grandi interpreti. Subito dopo la sigla. Forse troppo presto, dicevo, dimenticati. Parleremo di Achille Millo e di Bruno Cirina. Il primo nasce a Napoli il 25 ottobre del 1922. Il suo nome reale è Achille Scognamir. Studia medicina a Napoli, ma non li porta a termine gli studi. Si trasferisce infatti subito a Roma. La sua vocazione è quella di fare l'attore. A 23 anni, infatti, è uno dei protagonisti di un importante lavoro teatrale di Ettore Giannini, che poi dirigerà Carosello Napoletano, famosissimo musical davvero incredibile su Napoli, sulla canzone napoletana, qualche anno più tardi, tra l'altro un film a colori. Esordisce quindi con Ettore Giannini e subito si capisce che ha la stoffa del grande attore. Sempre nel 1945 fa il suo esordio nel mondo del cinema con Il fantasma della morte. Dopo questo film i suoi lavori cinematografici non saranno in qualche modo indimenticabili. Quello che più conta infatti per Achille Millo è il teatro. Prima del teatro però lui fa davvero di tutto, fa il doppiatore, fa radio, ma soprattutto, dicevo, è con il teatro che Achille Millo esprime tutto se stesso. Lavorerà con Vittorio De Sica in un celebre Liolà, con Edoardo De Filippo in un celebre Pulcinella. Tra l'altro il grande Edoardo pare scrisse proprio per Achille Millo la commedia De Pretore Vincenzo. Per anni fu anche assistente di Luchino Visconti, sempre a teatro, e fece ben 8 commedie pirandelliane. I due lavori che comunque faranno capire che si tratta di un grande attore sono Servitore di due padroni e soprattutto Campiello, entrambi diretti dal grande Giorgio Strehler. Nel 1970 porta a teatro Io, Raffaele Viviani. Ebbene, questo spettacolo farà davvero il giro del mondo e sarà portato in scena per 20 anni consecutivi. Tra l'altro ha vinto nella sua carriera anche due premi di critica discografica, recitando delle poesie di Prévert e di Viviani. Morirà a Roma il 18 ottobre del 2006. Bruno Cirino nasce invece il 25 ottobre, stessa giornata di Achille Millo, del 1936, 14 anni più tardi. Il suo nome è Bruno Cirino Pomicino. Fa l'attore, fa il doppiatore, insomma, si dà da fare nel mondo dello spettacolo, ma arriva la sua grande occasione con il celebre sceneggiato, il celebre film Diario di un maestro di Vittorio De Seta. Questo ruolo lo segnerà per tutta la vita. Da quel momento, infatti, Bruno Cirino farà delle interpretazioni in qualche modo sofferte, vicino a quelle che sono le istanze della società proprio del suo periodo. Lavorerà nel processo Cuocolo di Gianni Serra, lavorerà con i fratelli Taviani. Napoli 1860, la caduta dei Borboni con la regia di Blasetti. Interpreterà ancora Dedicato ad un medico oppure Rocco Scotellaro, figura emblematica che lo segnerà anche questo come un grande attore. Morirà il 17 aprile del 1981 mentre recitava in teatro. Due grandi attori, quindi, sui quali è calato una patina di silenzio, un'ombra che in qualche modo li porta a dimenticare. Invece non bisogna dimenticare questi due grandi interpreti. Uno sicuramente nel mondo del teatro, Achille Millo, l'altro Bruno Cirino, soprattutto nel mondo del cinema tra gli anni 70 e gli 80, prima che purtroppo lo cogliesse la morte. Perché purtroppo per lui, come ricorda un celebre proverbio napoletano, a morto non guardano faccia a nessuno, e quando è un momento, è un momento. A domani.